Ciao ragazzi, benvenuti a questo canale, io sono Magnus. Con questo episodio completiamo dicembre, che è importante perché poi dopo naturalmente accediamo a gennaio, finestra mercato. Naturalmente questo video qua è un super commento, noi facciamo sempre qui su FIBA 20 carriera allenatore crotone. Allora, mentre andiamo avanti, ci informiamo che praticamente, come gol non abbiamo fatto tanti gol però, Vabbè, fa niente. Dobbiamo giocare con il Bayern, che è una partita importante. Più che altro ci giochiamo. Osservatore? Cosa? Più che altro ci giochiamo. I giocatori sono stati giovanili. Vediamo un pochettino. Ah, tra le giovanili. Simone Bruno. È importante perché puntiamo anche al primo posto, che naturalmente come testa di serie ci potrebbe avvantaggiare, anche se generalmente non ci ha mai avvantaggiato. Cioè, generalmente becchiamo sempre squadre molto più forti se arriviamo primi rispetto. Non so se il principio è giusto, vabbè. Non so sta cosa come funziona, però. Noi puntiamo a fare una buona partita. Normale che faremo dei cambi perché dobbiamo andare avanti bene in campionato. Perché la Roma, porca miseria, non si ferma mai. Che brutta cosa, che c'è brutta miseria che c'è. Vabbè, fa niente. Esposito, tra l'altro, mi stai dando alcuni consigli su chi acquistare. La neve, porca miseria. Era un po' che mancava la neve, o sbaglio? Ma butto non ti fa male, bella sta palla, bella sta palla. Perché così piano? Mannaccia, guarda. Crociata, mi fai sempre incazzare, crociata. Poteva essere una grande palla quella, eh. Occhio. Ammazza, chi è questo? Ah già, ho capito. No, mamma mia. Bravo, consigli, bravo, bravo. Buono, vai. Bravissimo, vai Barbuto, eh. Ok. Dai! Zanella. Mannaccia, zanellato. Andava, questa non la prendeva, eh. Che prendi, portiere? No, gliela dai, quella la perde. È buona. Vai! Bellissimo! Bravo, Williams! Vedete, è un bravo giocatore, non gioca tantissimo, però ogni tanto il figlio di Van Dijk, lo sapete, cioè, è lui, ormai penso che sia assodato, è il figlio di Van Dijk. Just in time ha tirato, eh. Ok. No. Rientra all'interno. Che palla ci ha dato? Ronnie Lopez. Allora, Trava in vado. mezzo. È il pallone che supera la linea. Autogol. Lo dice perché non lo facciamo giocare a Inizio del questo? Io lo secondo so. tempo qui. Pallone che Cioè, gira invece di nonostante spazzare, mi ha buttato la l'arbitro. palla in gol. Ah, capita. Vuole Vabbè. reagire. Non vede. Spazio per il traversone. Dai. Vai. Chesney, ma attenzione, palla ancora viva. Ah, guarda che mazza che avete avuto perché. Andiamo, ne scende Rodriguez. forza. È buona. Se ne può andare adesso. E vattene però, eh. Pericolo. No! Può colpire da lì. Occhio alla conclusione. Ma che cavolo ha fatto? Scusate, Palla no, mi ancora doveva dare viva. la palla. Doveva dare la palla Esposito, l'ha data a crociata. Rodriguez. Allarga il gioco sugli esterni. Ok. È Occhio al pallone buona, lontano. bravissimo. Posizione ideale. Taglia al centro. Vai! C'era solo la Oh! potenza in questo tiro. Rodriguez Allora, o hai avvia tirato in l'attacco. paradiso o hai fatto un Dai, grandissimo dai. tiro. Capita di sbagliare. L'ha colpita però davvero male, No, no, in paradiso, in paradiso. eh. La tiene lì di forza. Ah. Robertson. Keita. A campo a disposizione. Leon Ok. Goretzka. Allontana la minaccia. Grande zanellato. Bella questa apertura. Rodriguez. Ah, troppo presto, scusami. C'è il possesso per il Bayern. 87, ce la facciamo. Guadagna metri lateralmente il Bayern Monaco. Mamma mia, Squadra va. invitante. Occhio al traversone. Cerca il secondo Ok, palo. Non buona. bene qui il difensore, attenzione. Grande portiere. Dai che possiamo fare anche l'ultima azione. È buona. Palla a bordo campo, la Vai, batteva Williams, vai. Rodriguez. Sapere quanto Vai, resta di Williams. potere, Matteo. Stai Ultimo già. tiro di Eh orologio, no. 60 secondi allo scoccare del novantesimo.
Grazie per l'aggiornamento, Matteo. Ovviamente richiamaci se. E Dio, oh, ma quanto tempo ci mette? La crociata, guarda. Vabbè, fa niente. Ma fa niente, il risultato non serve a niente. Comunque, vedete, questo è il problema, che a volte, per esempio, ci manca sempre. Comunque, su quella fascia Williams ha fatto veramente grande giocatore. Che peccato, perché poi alla fine poteva. Naturalmente, Merelles si conferma sempre la solita schifezza. Tanto ormai c'ha già il Paris Saint-Germain, quindi vuol dire che lo abbiamo assolutamente indebolito. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di anzitutto prima domanda, Williams sta andando a seguire il suo periodo di forma, come giudica la sua prestazione? Merita tutti i complimenti Williams, perché obiettivamente non è male, cioè c'è un buono schiatto. Pensate di ottenere un punto oggi, visto che si erano messe le cose all'intervallo. Veramente ci aspettavamo di vincere. Se Valucci che ci non faceva l'autogol. Non siamo riusciti a battere nelle ultime due partite, credo sia un problema con i suoi attaccanti. Non ho dubbi. Anche perché sto pensando, come già vi ho detto, a un possibile ritorno. Vabbè, Valucic, ma porca miseria, giocatori osservati, vabbè. Grazie per avermi messo in campo. Mi aspettavo di più da te, ti dico proprio la verità, ma proprio tanto mi aspettavo di più da te. Cioè, a parte che mi hai fatto incazzare tantissimo. Però, vabbè, lasciamo stare. Partita spostata, perché vabbè, è normale, abbiamo passato anche il turno di Champions. Lo sapete benissimo, se tipo mi fai vedere rosso aggiornamento mensile, vabbè. Andiamo un po' per tiro, partito il primo torneo, porca miseria, arrivano soldi, aggiornamento mensile, va bene. C'è qualcuno di decente, 84, Bruno, addirittura Bruno era forte, Gasperoni, Bruno. C'è niente da fare, per forza Antonio Marino, Antonio Marino 75-91, a destra. Chi è quest'altro? Rinaldi. Rinaldi sembra più un centrale. 17 anni. Però Antonio Marino sembra più forte. Che c'ha pure un anno in meno. Gasperoni invece quanto c'ha? Gasperoni 16 anni, 65-81. Troppo divario. Secondo me prendiamo a Marino. Marino potrebbe essere forte, secondo me. Lo ingaggiamo. Vediamo anche se lo possiamo già proporre in prima squadra. Così da poter iniziare già a farlo magari eventualmente, ma andiamo alla destra, porca, ma tutte, vabbè, secondo me non è male, proviamo in prima squadra, questo che facciamo, proviamo in prima squadra, esterno destra, ma questo è proprio scarso proprio, cioè 81 di potenziale, 87, ma facciamo, c'è di giovane, lo cediamo, perché effettivamente ogni volta, ma poi alla fine non lo facciamo mai giocare, volevo vedere se lo possiamo mandare anche in prestito. Stai Marino. Se no io mi dimentico, se non la faccio subito questa cosa, fine che ci dimentichiamo e poi non facciamo più niente. Alla destra, dove stai? È nella destra, scusami. Sì, Martinelli, Greco, Liao. Dove stai? Marino, porca miseria, non lo vedeva. Aggiungo di sta prestiti. Vabbè, 53, 17 anni, migliorerà sicuramente. Ci abbiamo la partita con l'Atalanta. Diciamo migliore Ames che gli ha dato 81. Ames in teoria lo potremmo anche dare, infatti qualcuno l'aveva detto di darlo, perché obiettivamente è sceso tantissimo, addirittura è diventato un 81, però vabbè. Poi vediamo, dipende sempre da chi compriamo. Martinelli, allora io Williams non lo so, me lo porterei, vabbè facciamo giocare Martinelli, se no dopo si incazza. L'unico cambio lo vorrei fare con Mané sulla fascia, perché Mané sta giocando veramente abbastanza bene, per difesa stiamo bene, facciamo così? Sì, mi volevo portare giusto a Godin per farlo eventualmente giocare. Dai, tanto si capisce subito che dobbiamo fare. Ricordiamoci il Cagliari che ci ha fatto pareggiare, quindi attenzione, cerchiamo di giocarcela bene. Dai Barbut, vedremo come l'affronteranno. Dai Barbut. Enzo, là non ce la fai. Vediamo se riusciamo ad avere campo. Non è questa l'Inter che si aspettava. Guarda Mané, mamma mia Mané. Squadra lontana dai trionfi, l'Italia nel mondo che fatica a ritrovarsi in campionato. Dai. E fa, oh, è fallo, dai, ma è fallo. Sì, vabbè, ci ha fucilato là, ma per cortesia.
Cioè, ha distrutto un calciatore quello. Ha distrutto una carriera. Allora, raga, mi dovete Bravo qui a smarcarsi. Comoda dare. È uscita dal nostra, forza. portiere. Vediamo se Agi la riesce a dare. Grande Agi. Vattene, Mani, Palla vattene. interessante. Vediamo cosa inventa ora. Io ci proverei. Attenzione, pericolo. Vabbè, Hanno sprecato una grande occasione a tu per va tu. bene, Mani, va bene. Potevano andare in vantaggio. Detto che Prova stai in forma, tuttavia Mané. a rimanere in piedi fino all'ultimo. Intervento salva risultato questo. Ma Palla che questo non è resiste bene sul fallo. fondo e sarà dunque. Porca miseria. Cercano col tiki taka il momento giusto. No. Lo vede? Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il Vabbè. pallone Cioè. è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante. Sono Vabbè, tornati in gioco. era Quindi chiaro, adesso era hanno un chiaro. grandissimo Non vantaggio. ti fanno segnare, non ti fanno fare un paio d'azioni. Giusto perché devi per forza soccombere, no? Vediamo cosa fa ora. Cioè, vedi là. Cioè, Francesco non è batte sul possibile, traversone. dai. Questo è gol, dai, questo è gol. Ci devi far Toccato segnare. poco. Tiro curato. Avanti. Cerca il traversone. Sì. Ok. Buona la sua palla a scavalcare la difesa. Può colpire da lì. Può Vediamo se tentare Meireles il riesce a pareggio. segnare qua. Assafa. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente Meno male. riparati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Segnato Vantaggio che Meireles. ora potranno Ho sfruttare detto gli Asia del tutto. Lecce al loro vantaggio. Comunque Agi sta facendo una buona partita, sta giocando veramente bene. Che peccato che non è Chissà che fortunato a riesce a coronare segnare. doti fisiche atletiche di questo Vabbè, ma giocatore. segnava pure un Si è bambino da qua, eh. incollato. Ok. Andiamocene. Andiamocene. Vai Agi, vai Agi. Lascia partire Enzo, il e tiro. andiamo. È un gol che premia i loro sforzi, il loro Mamma gioco, mia. la loro ricerca del gol che Che finalmente è palle. arrivato. Ho detto che Agi ha Vantaggio fatto un premeditato, partitone, voleva Agi. provare. Nell'aria si respirava già da diversi minuti. Guarda lì. Ecco che è puntualmente arrivato. Gliela Quella potevo l'azione dare, poco però. fa di Simon Angolato che ha bene, segnato il bravo, gol. Enzo. No, Vanda, è che sta andando un po' Uomo troppo possesso avanti. palla, caccia rispazi. Vediamo cosa fa ora. Ah, che Ancora brutta insiste situazione. nel che dice che può bastare, Mamma non mia, riesce manco un più. cambio abbiamo fatto. Meno male. Oggi ha dato una dimostrazione Che partita, ragazzi. Mamma mia, ve l'ho detto, non so perché con queste squadre noi soffriamo maledettamente. Non lo so perché, è sempre la stessa storia. Cioè, abbiamo sempre tantissima difficoltà con questa. Comunque Enzo si conferma sempre un grande giocatore. Mamma mia, è sempre presente. Anche se forse proprio in questa partita anche Agi ha giocato bene. Agi, Agi. Vabbè, l'intervista ce la fai fare. Ti vedo un po' lento oggi, FIFA. Che succede? Intervista? Ma Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. secondo me è battuta fino a... Sì, siamo sempre imbattuti. Non deve diventare un'ossessione. Ecco, bravo. Cambiamo un po' la risposta. Siete riusciti a vincere un match combattuto grazie a un gol nella ripresa. Cosa ha fatto la differenza oggi, secondo lei? Abbiamo giocato meglio. Siete riusciti a segnare il gol decisivo e a ribaltare il risultato. Pensava di vincere visto che le due squadre venivano concentrate sullo stesso livello, ma... Siamo stati più forti, non siamo sullo stesso È livello. tutto, grazie. Ciao, addio. Vabbè, allora, qualcuno ha perso qualche... zitto che fa... Ah no, ancora deve giocare, mannaggia, ancora deve giocare. Ancora non ha giocato nessuno. Cerchiamo un attimo alla crescita. Ufficio. Cosa c'è? Aggiornamento mensile? No, chat giocatore, tutti in chat, addirittura bace. Messo in ufficio di elevato minutaggio. Apprezzo il tuo impegno. Marino. Siamo d'accordo dunque, Zanellato, grazie per avermi messo in squadra, non potendo giocare sempre, ma ho bisogno comunque di... Vabbè, apprezzo il tuo impegno, Zanellato, ti sto facendo pure potenziare, Zanellato, datti una regolata. C'è una settimana, mi pare, di riposo, quindi possiamo fare due allenamenti diversi. Sì, mi sa di sì. Praticamente, stava a 38, 42, 4 punti, quindi ha pareggiato, per forza. Sì, ha pareggiato. Ok, raga, dobbiamo vincere col Genova.
Quindi giochiamo sempre con la squadra titolare. Io darei a questo punto un po' di chance al nostro Williams, che sta giocando veramente tanto bene. E poi Godin, festeggiamo il suo. Lo mettere di qua. Ok. Mettiamo anche Ranieri. Perché no, faccio giocare a Panzo, dai. Facciamo giocare Panzo così sto un po' più tranquillo. Voglio far giocare però sempre Aci, perché a posto di Ames penso che forse ce lo vendiamo, perché sta un po' calando e anche tanto. A Magari lo trovare mettiamo in gli spazi, lista. speriamo che anche lo Chi spettacolo era sia quello? Lo all'altezza. mettiamo magari in Ti lista di lancio le mani, grazie a trasferimento. fiducia, tutto il gruppo. Ok. Enzo. Può ricevere la posizione interessante. Ok, Attenzione va bene perché è così. pericoloso. Stiamo un po' troppo palleggiando, Posizione secondo ideale. Occhio al pallone me. filtrante. Bellissimo. Risultato Mamma mia, parziale che azione, 1-2 per ragazzi. la Che azione. partenza. Hanno solo chiuso la Bravissimi, ragazzi, partita finalmente. avversari attaccando fin dai primi minuti. Partenza Soddisfazione, soddisfazione. e Mi fa ritmo piacere perché offensivo vuol dire con che Godin. Schema praticamente tattico riusciamo a corretto. giocare bene, pure così. Era più facile segnare che sbagliare da lì. Eh sì, l'avresti fatto facilmente da Barbut è 2-0. sempre Barbut. Hanno aperto le marcature con C'è questo incredibile gol. Barbut che è un 1-0. 75. Ma lo stiamo facendo sempre giocare. Cioè, io non so se esistono 75 così forti. E da lì. E Probabile giallo in arrivo per questo si è intervento. preso pure un fallo. Ma poi gioca sempre, è Il tempo instancabile. evidenziato e già il cartellino. Iniziamo davvero male. Bravo qui a smarcarsi. Non ho capito che cosa avete fatto, tutti e due. Vi dico la verità. Bravo, Aci. Vai, Buona Demenses. intuizione. Sfiora il palo con questo tiro a giro. Poco fortunato, direi Io non so l'attacco della perché, i tiri a giro doppiazza. vanno sempre fuori. Sta fa. Andiamocene, vai, vai Cerca la sola forza. posizione. Dai, Punta in forza. avanti. Pallone invitante. Vai. Cerca il tiro. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Ma Stefano? come sto dicendo da tre partite Incredibile. che E sei il poi si migliore, mette sei il anche più in grande ginocchio, e eh? poi tiri in paradiso. Peccato perché la. Prosegue la sua azione. È buono, andiamocene. Taglia nel mezzo. Non può sbagliare. Bravo, Sono felice crociata, per lui per bravo. questo gol. Non te la faccio mai più Punta al stoppare la palla, singolo. perché quando Qui avrebbe stoppi la avuto palla tutto il perdi ventaglio per dai 30 ai segnare. Ha 40 risolto il minuti. contatto Se tiri a decisivo. volo, almeno Sono segni a solo volte. avversari A che volte meritano però, che siano gli altri a fare la prima mossa. Meno Splendido l'assist. Splendido il tiro. Gol fantastico. Grande assist. male. Grande Sono un po' più finalizzazione. tranquillo, dai. Lo vogliamo far segnare Esposito? Questo è fallo, eh. Vediamo cosa inventa ora. Ok, vai. Ci saranno 2 minuti È di tempo. fallo, cioè mi ha distrutto un ginocchio, cioè, è fallo. Come al solito, sempre a Enzo, e poi non so per quale motivo. Attenzione perché è pericoloso. Occhio al tiro. E stavolta finalmente gli dice di no. Probabilmente si augura soltanto che questa partita Che si concluda mazzo. presto. Dai. Calcio d'angolo corto. È tuo, è tuo, è tuo, è tuo. Bravo qui a Vai, smarcarsi. Williams. Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato Però è facilmente. passata, però. Però è passata, eh. Galleria in trasferta per loro, come No, no, sempre, in diretta su EA no. Che Sports. brutta Ancora palla. spazio per andare. Palla molto interessante. Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Risponda con l'aiuto del palo. Vabbè. Ok, siamo Buon lavoro contenti, per no? l'Udinese in questa Adesso siamo partita, contenti, no? continuato in. Ce ne andiamo? Passa Enzo. C'è Agi qua che sta da Può solo. ricevere la posizione interessante. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare, nonostante fosse Cioè, non lo pressato. so, ma Adesso è un difficile fare tiro meglio. da lontano lo possiamo segnare? Niente, non segniamo mai da lontano. Noi non segniamo mai da lontano. È buona, è buona. Andiamocene. È buonissima, vattene, Fuori vattene. gioco. Occhio può Vai! crossare. Gran palla in mezzo. Non riesce a E bloccare mani, dai, l'azione. mani! E vai! Pallone invitante. La rimette in mezzo. Murato dall'intervento del Fammi difensore. capire, chi l'ha parata sta palla? Chi l'ha parata sta palla? Enzo, aspetta.
Passa Raggi, passa. Questo è fallo, questo è fallo, è fallo. L'ha buttata per 3 volte. Cioè, stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Quello è fallo, ma ha buttato a terra 2 volte. Cioè, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Cioè, quello è fallo. Per me, quello è fallo. Suenza, è fallo. Cioè, 2-0 ci fanno recuperare 2 gol così. Non lo so. Cioè, allora ditele che ci volete fare. Ci vogliono per forza far perdere. Cioè, non è possibile che dal secondo tempo non abbiamo più giocato niente e poi ogni palla che le perdiamo, ci fanno perdere tutte le palle, ma fa niente, non è possibile. Cioè, una partita ci avevamo per recuperare, per agganciare la squadra. Vabbè. È imbattuta, eh sì, te lo stai chiamando da 20 giorni che è imbattuta. Abbiamo i giocatori giusti, però dovevamo vincere. Faremo tesoro dei nostri errori. Quando la squadra ha pareggiato il secondo tempo, credeva che avrebbe vinto la vittoria. E ci picchia. Però non pensavo che quello faceva il tiro, palo rete e segnava. Vabbè, siamo comunque sempre terzi. Il problema è che ci avevamo la possibilità di recuperare 2 punti sulla Roma. Siamo a 42. Vabbè, ci vediamo se va a posto. Vai.